Ciao ragazzi, a quanto pare l'Inter è campione d'Italia. Io devo dirvi, innanzitutto, di iscrivervi a questo canale, lasciare un like e un commento. E devo dirvi che ieri la partita alla Juve non l'ho vista. Non l'ho vista perché ho preferito uscire a farmi una passeggiata. Ebbene sì, perché? Perché il mio modo per rilassarmi ormai. Dato che oltre a fare magari questi video, scrivere sul mio blog che vi invito a visitare e camminare. Cioè, sì, io per distendere i nervi ormai passeggio. Non ho alternativa. Al momento, o meglio, quelle attività che mi facevano stare meglio non le posso più praticare, sia per il Covid, sia per altre ragioni che non sto a spiegarvi. Quindi che faccio? Io prendo e cammino. Soprattutto se è una bella giornata come ieri, con la cosa tipo di stare su una panchina per 8 ore, sì, avevo un nastro azzurro in mano, lo confesso, ma questo è un'attività che mi distende i nervi. Ogni tanto bisogna, ogni tanto bisogna, c'è bisogno molto in questo periodo. Ma comunque, non siamo qui a parlare delle mie attività extralavorative. Per me fare i video e scrivere effettivamente è diventato un impegno del genere. Quindi ieri la partita di Juve non l'ho vista. Ma ho sentito che è stato il solito scandalo a cielo aperto, cioè nel senso che abbiamo fatto schifo di nuovo. Poi confermatemi o smentitemi nei commenti. Ho solo sentito i commenti di altri video su YouTube di altri tifosi della Juventus, quindi dato che hanno molti hanno detto questo, suppongo che sia abbastanza reale, siccome la maggior parte delle opinioni va verso quello, allora. Allora dobbiamo, molto probabilmente abbiamo fatto veramente schifo. Poi non so se ci sono stati degli eventi positivi. Mi auguro di sì, ci saranno sicuramente. Però vabbè, abbiamo vinto, questa è la cosa positiva, sicuramente. Comunque, l'Inter dopo 11 anni ha vinto uno scudetto. Complimenti all'Inter, complimenti all'Inter. Ma non bisogna fare confusione. Perché l'Inter è diventata più forte di tutte le altre squadre per un mercato ottimo, per un allenatore che è riuscito a mettere insieme i pezzi, addirittura ha ripreso Eriksen e l'ha fatto diventare un uomo importante, quello che prima proprio lo metteva agli ultimi minuti giusto così per. No, alla fine no. E la cosa più forte del campionato è quella dell'Inter. Basta. Volete dire che quella Juventus? Per me no, per me no, sinceramente. Abbiamo degli ottimi. Vabbè, avremmo forse anche con altri allenatori, in altre situazioni, avremmo potuto vincere il decimo scudetto. Forse, ma non lo sapremo mai, naturalmente. Quindi siamo qui a parlare di congetture retoriche. Quindi siamo. Il nostro ciclo è finito dove no, dopo 9 anni. E niente. Quindi l'Inter non è che abbia vinto perché, come ai tempi del primo Conte, e adesso facciamo un po' di racconto personale, perché anche quando noi vincemmo lo scudetto 11 anni fa, era un altro periodo del cazzo come quello di oggi, per me almeno. Forse un po' di più ieri che oggi, paradossalmente, nonostante i problemi di oggi siano relativamente più gravi, ma vabbè, quello è un altro discorso. E in un periodo del genere, una delle mie poche gioie fu aver vinto lo scudetto dopo anni di schifo della Juventus, con i vari allenatori che ricordiamo, i nostri carissimi Ciro Ferrara, Del Neri. E l'altro che ho dimenticato il nome per fortuna. Chi era? Vabbè, avete capito chi. Quindi, dopo anni di schifo, abbiamo vinto con una squadra molto più debole di tutte le altre, lo scudetto. Perché ai tempi Antonio Conte fece il vero miracolo. L'Inter di oggi è palesemente più forte di quella Juventus di 10 anni fa. Molti dei giocatori dell'epoca sono spariti nel nulla, la maggior parte, o non hanno fatto una fine da campioni. Questo
Quelli di oggi dell'Inter sono molto forti, sono dei campioni, hanno avuto un'esperienza e hanno funzionato in maniera impeccabile. Ma ovviamente, perché l'Antonio Conte ieri non è mica lo stesso di oggi. E forse l'Antonio Conte di oggi non saprebbe vincere lo scudetto. Sarebbe stato un miracolo vero, sarebbe stato vincere l'anno scorso con una Juve pure quella lì, con un Sarri un po' così. Ecco. Quella sarebbe stata un'impresa, ma adesso hanno fatto una cosa molto meglio. Forse un Antonio Conte non sarebbe più capace di vincere trofei con squadre scarse. Ma gli ultimi trofei li ha sempre vinti con ottime squadre. E dopo l'Italia è andato al Chelsea. Il Chelsea è un'ottima squadra. Lui è ancora, secondo me, un'ottima squadra. Quindi. Non stiamo parlando di impresone, ma giustamente ha fatto l'esperienza e giustamente essendo diventato un allenatore migliore, può permettersi di, diciamo, può permettersi di prendere una squadra di giocatori più adatti al suo gioco. Quindi non c'è dubbio. Che dire, sono stati 9 anni. Accompagnati da esperienze personali insieme alla Juventus, anni in cui si è divisi, ci si è uniti. Si è pensato all'inizio: si era pensato io non lo voglio. La Juve, nel Milan, poi è venuta la Juve, poi anche la Juventus abbiamo smesso di sopportarlo. Adesso alcuni lo rimpiangono. C'è gente che lo rimpiangeva ancora prima che uscisse fuori l'idea di essere esonerato, l'idea non la notizia, l'idea non la notizia. C'è gente che esagera nella esaltazione di un ottimo allenatore e c'è gente che anche esagerato nel disprezzare Maurizio Sarri, e forse anche gente che esagera ovviamente nel disprezzare Andrea Pirlo. Tifosi che esagerano in generale comunque nel complesso, perché l'unico modo per vederli contenti è solo avere Massimiliano Allegri e esagerare magari con l'idolatria. Perché dire, sono stati anni di gioie, di incazzature, di non vincita della Champions League, che quella è la cosa, è la pagina che per me ha fatto più male. Per qualche tifoso dice, magari dice, adesso non vinciamo lo scudetto. Non lo so che cacchio volete deprimervi per non aver vinto lo scudetto. Direi che la cosa che ci dobbiamo un po' analizzare, che dobbiamo un po' analizzare, è esserci ridotti così, quasi in una maniera che si poteva evitare, tanto per cominciare si poteva evitare, e non soltanto esserci ridotti così. Non aver dato continuità a magari quel progetto che poteva essere effettivamente Massimiliano Allegri, che è una persona che magari arrivando 2 volte in finale di Champions, sì, magari gli altri 2 anni non riesce ad arrivare neanche alle semifinali, ma chissà, forse bisogna dare una certa continuità, forse prima o poi questa santa Champions League l'avrebbe vinta. E oggi non possiamo saperlo, anche se torna, perché nel frattempo la squadra è cambiata, quindi ci vorrà altro tempo, a meno che non capita di nuovo la cosa di arrivare in finale Champions. Ma chi ci vogliamo prendere in giro? Perché quella è una squadra soprattutto costruita da Antonio Conte, che è già campionessa. Adesso molti dei membri che abbiamo sono svogliati, non hanno più gli stimoli. Cristiano Ronaldo si è perso la fede, diciamo, come abbiamo perso anche noi. Ma insomma, io mi auguro di non tornare a quegli anni oscuri che precedettero lo scudetto Antonio Conte, con allenatori chiamati così, o persone che non sanno, tipo c'è qualcuno che ha nominato allenatori che tipo Gattuso e Spalletti. Gattuso e Spalletti. Per favore. Andiamo, per favore.
Posso capire Gasperini, posso capire De Zerbi o mamma mia, prima o poi vogliamo chiamare un allenatore straniero la Juve? No, italiani per forza, italiani per forza. Però la cosa che mi preme di più non è il fatto che abbia vinto lo scudetto l'Inter. Prima o poi sarebbe successo. Prima o poi il nostro ciclo sarebbe finito. La cosa che mi preme di più è che non restiamo troppo sul fondo. Troppo tempo sul fondo. Abbiamo già fatto questo errore prima di vincere lo scudetto. Nel 2010 con una squadra del cacchio. Non possiamo commettere di nuovo lo stesso errore. Dobbiamo riprenderci molto più in fretta. Molto più in fretta. Assolutamente. E niente, vi auguro una buona giornata.